Allora, dunque, io a questo punto mostrerò una serie di applicazioni che noi facciamo, diciamo, quindi anche nuovi approcci più che altro alla promozione, valorizzazione e conservazione dei beni culturali con lo sviluppo di nuove tecnologie. Il mio intervento è sul tema dei sensori e della sensorialità. Sensori intendiamo proprio quelli che, diciamo così, nell'accezione comune sono quegli oggetti, quegli strumenti che misurano determinati parametri, che nel campo dei beni culturali possono essere, non so, sensori che misurano l'umidità in contesti, diciamo, tipo cripte, chiese per il monitoraggio della conservazione. Sensori possono essere anche un georadar che serve per la prospezione e l'individuazione di siti sepolti, archeologici sepolti, ma anche una telecamera, un drone. Ma sensori oggi sono anche noi, siamo dei sensori, un contributo importante, diciamo, che poi serve anche in qualche modo a coinvolgere la partecipazione di tutti i cittadini e questo crowdsourcing. Abbiamo fatto delle applicazioni che consentono di in qualche modo di attivare una collaborazione da parte di tutti sul tema della tutela del patrimonio culturale. Vediamo un po' se ci siamo. Sì. È difficile fare la presentazione, fare anche la parte tecnica. Ecco qua, ci siamo. Dunque, quindi sensori e sensorialità. Allora, sensori appunto con quello di cui si parlava prima per acquisire informazioni di interesse archeologico, monumentale, dall'archeologia, un paesaggio visto in diversi modi, nello spettro invisibile, con la tecnologia laser, con l'infrarosso termico, ogni tecnologia ci dà una diversa applicazione, una diversa informazione. In questo caso la tecnologia laser mi consente di filtrare la vegetazione e scoprire un insediamento medievale al di sotto di una foresta, di un bosco. Oppure un approccio multisensore o multiscala, no? Qui siamo in Perù, a partire dal telerilevamento satellitare. Se man mano, diciamo, utilizzando, come dire, diversi sensori e riducendo la scala di osservazione e anche il dettaglio, si arriva poi alla scoperta archeologica e quindi, diciamo, al ritrovamento in questo caso di una offerta rituale della civiltà Nazca. Ma anche importante il sensore anche sono questi uccellini che oggi noi vediamo, hanno una grande applicazione per il rilievo a basso costo, ma anche un elevato dettaglio di architetture, di siti archeologici. Noi lavoriamo molto soprattutto allo sviluppo di approcci semplici al patrimonio culturale. Ci stiamo avvicinando a quella che è la generazione nativa digitale. Un tempo queste tecnologie erano un po' subite dagli archeologi, dagli umanisti. Perché? Perché c'era una distanza notevole tra chi produceva conoscenza, scienza, tecnologia e chi era poi l'utilizzatore finale. Oggi si sta avendo anche una rivoluzione, diciamo, nel campo della formazione, cominciano a formarsi delle competenze ibride, un archeologo che si occupa di remote sensing o di GIS, oppure anche un scienziato, tecnologo che in maniera più intelligente è coinvolta nelle ricerche di carattere umanistico e che quasi gioca un po' il futuro in generale di questa sfida, di questo matching che dobbiamo fare tra innovazione tecnologica e innovazione sociale e culturale. Ad esempio
Ecco, questo è un sistema a basso costo che in realtà abbiamo realizzato dopo il terremoto dell'Aquila, che è un sistema di tracciabilità dei beni artistici immobili. Un problema questo importantissimo in un evento come un terremoto, un'alluvione, buona parte del patrimonio artistico si perde talvolta non tanto per il danno dovuto al collasso di una chiesa, ma perché le opere d'arte non si aveva, diciamo, come dire, conoscenza della gestione di queste opere. Quindi abbiamo realizzato un sistema, diciamo, tecnologico abbastanza semplice ma nuovo nel suo genere. Oppure sistemi, diciamo, di monitoraggio microclimatico con sensori della piattaforma Arduino e con una risoluzione più bassa, che va nella direzione di realizzare degli approcci, delle tecnologie ad hoc per i beni culturali. Va bene. Oppure utilizzare l'uomo come sensore, questa è un'applicazione, un'app di crowdsourcing per cercare di contribuire quindi attivamente alla salvaguardia, no, del patrimonio culturale. È già attivo da un mese e sta aiutando, diciamo, a individuare una serie di problematiche legate a situazioni di mala gestione o di atti di vandalismo sui beni culturali dell'Italia meridionale in particolare. Ah, ecco, grazie. E qua la seconda parte, la parte, come dire, sensoriale, no? Cioè come noi percepiamo, come noi viviamo anche questa grande offerta di sensori, di possibilità, diciamo, di utilizzare queste tecnologie nel campo dei beni culturali, con la realtà aumentata, l'accessibilità cognitiva, l'ambiente, la realtà virtuale, o anche, diciamo, in qualche modo un tentativo di tradurre tutto questo in modalità nuove come film, stereoscopici, eccetera. Avanti. Ecco, questa è una delle applicazioni tipiche, quella della ricostruzione virtuale, in cui a partire da dati archeologici, fonti storici, si cerca di ricostruire un paesaggio, un'architettura in questo caso. Avanti. Oppure addirittura nell'ambito delle sperimentazioni che stiamo facendo, inserire nel contesto di una città moderna, attuale, le strutture di 2000 anni fa, e con uno smartphone le possiamo vedere, perché stiamo comodamente al bar e renderci conto che qui un tempo c'era un loggiato di età greco-romana, no? E in qualche modo così ci dà l'illusione in qualche modo di vivere un contesto, diciamo, di altri tempi. Avanti. Ecco, questa è un'applicazione, se clicchiamo qui, per esempio, è un'applicazione, diciamo, come dire, di queste tecnologie per cercare di rendere fruibile un patrimonio inaccessibile. Pensiamo a tutta l'architettura ipogea rupestre dell'Italia meridionale, Puglia, Basilicata, eccetera, non tutto è accessibile. E questo, diciamo, è uno dei pochi modi, no, per innanzitutto farlo conoscere e poi poterlo, diciamo, poterne fruire, insomma, sia come documentazione, e poi chiaramente noi proponiamo anche una nostra chiave di lettura, una ricostruzione di questi contesti. Queste sono delle cripte per lo più appunto funerarie, e quindi si è cercato, diciamo, in questo modo di dare una possibilità di fruizione nel presente ma anche nel passato. Avanti. No, facciamo la slide successiva. Questo invece è un tipico lavoro di documentazione con tecnologia a bassissimo costo, guardate, con una semplice camera. Questo è, diciamo, questi sono i famosi Buddha di Longmen nelle Nan in Cina, ed è stata una sfida che abbiamo fatto. Abbiamo tra l'altro poi confrontato, questo è anche l'anfiteatro di Catania, con tecnologie laser, quelle un po' più ad alto costo, più precise. Di fatto per determinati progetti come questi di fruizione, effettivamente questa tecnologia, che poi si basa su un algoritmo matematico inventato da perditempo russi negli anni 80, quando la Russia ancora faceva ricerca scientifica, la cosiddetta structure from motion, si riesce oggi con delle camere anche diciamo così semplici, realizzare dei modelli 3D. Avanti. Ecco, qua invece andiamo in un ambito più di applicazione della realtà virtuale. Come si fa a mettere la freccia qui? Sì, cliccare qui. Questa che si pone qui, vabbè. Insomma, un'applicazione che ci consente di poter fare restauro in maniera virtuale, no? Andiamo avanti a questo punto, sennò i 7 minuti già sono finiti, credo. Ecco.
queste sono delle immagini, ci mostrano come noi abbiamo la possibilità, a partire da un oggetto, di riportarne la figura, ipotizzarne anche una colorazione. Voi sapete che statue, colonne dell'antichità erano colorate, oggi in realtà questa cosa ci farebbe un po' quasi rabbrividire, ma di fatto diciamo, ecco. Oppure invece un discorso di restauro un po' più concreto, cioè a partire dall'immagine, altre informazioni, in qualche modo ricostruire la silhouette, diciamo, non potendo in qualche modo poterlo fare realmente, perché la teoria del restauro di fatto oggi per fortuna ci impedisce, diciamo, di fare questo, virtualmente in maniera digitale possiamo farlo. Infatti, invece è un'altra modalità di fruizione, quindi un'altra uscita di queste di quelle che sono le tecnologie, le metodiche di realtà virtuale, no? Quindi raccontare il passato. Questo è un lavoro fatto su Siracusa, un lavoro interdisciplinare che ha visto la partecipazione di storici, archeologi, eccetera. Questo invece è pubblicare qui, quello che poi è stato presentato nel documentario di Piero Angela, il figlio di Piero Angela, del museo. Questa volta porto io un mouse. No, non è. Questa non era male, era carina questa. Vabbè.